Il 27 agosto si sono riuniti nel portaerei Garibaldi i tre leader dei maggiori paesi dell'Unione Europea dopo la Brexit, Italia, Francia e Germania. È stata una riunione di alto significato simbolico perché in realtà il luogo fisico a cui si è reso omaggio ai padri dell'Europa era quello di Ventotene, vale a dire il carcere dove Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi sono stati rinchiusi e dove hanno redatto il manifesto che è ancora oggi il vero grande manifesto per un'Europa federale. Questa è stata una delle iniziative politicamente, nella politica estera italiana più significative Questa è stata una delle iniziative di politica estera europea più significative del governo italiano, perché ha posto l'accento sulla necessità di una ever closer union, cioè di una unione europea più stretta tra i tre paesi che sono all'origine della costruzione europea, che già nel 1950 aderirono alla proposta di Schuman. In questo modo l'Italia può giocare finalmente un ruolo diverso da quello di vagone che ha avuto nel corso di molti anni, ed essere quindi un paese trainante per un progetto diverso rispetto a quello che è stato fin qui compiuto, cioè un progetto europeo di piccoli passi, di tentennamenti, di marce indietro, di ritorno del ruolo preminente dei governi rispetto invece a un'agenda che deve essere sempre più federale, cioè sempre più di devoluzione di poteri a organismi sovranazionali. Il Presidente del Consiglio ha una visione di carattere federalista, tutto sommato, non lo dice in maniera molto esplicita perché sarebbe oggetto di molte critiche a livello internazionale, ma la sua agenda è chiaramente impostata su quella famosa espressione della Ever Closer Union che è e deve rimanere all'interno della Costituzione europea e che è stata in effetti una delle ragioni per cui la Gran Bretagna è uscita, proprio perché non voleva più saperne. Ma grazie all'uscita della Gran Bretagna l'Italia ha un'opportunità di giocare un ruolo più rilevante. Questo è un primo passo, è un primo passo significativo perché ha anche una forte valenza simbolica e i simboli in politica contano tanto quanto le azioni. È quindi auspicabile che il governo italiano prosegua lungo questa strada.